carne, aresta di maiale 200 grammi, 3 pere abate, farina per mix per celiaci, porro 200 grammi, sale, pepe e cannella quanto basta e olio extravergine di oliva. Per la salsa, pere abate 2, vino bianco e zucchero quanto basta, 20 g di burro, farina sempre miscela di farina senza glutine, cannella e zucchero quanto basta. Per i crackers, miscela di farina senza glutine, un uovo, acqua, olio, sempre extravergine di oliva e sale in quantità a sufficienza. Per porre in agrodolce, porro 200 g, vino bianco e zucchero quanto basta, olio extravergine di oliva. Ben arrivato Stefano Franchina, che sei il primo classificato di Secondi e Contorni, sì, su questo concorso di Chef Anch'io organizzato da Mamei. Io vado a leggere il titolo della ricetta perché è abbastanza corposo, che è un tournedos d'arista, pere e porro al profumo di cannella, con porro in agrodolce, crackers di pasta fresca, pomodorino confit e pera confit. Sì. Stefano, ci devi illuminare. Io ho scelto appunto questo piatto per un concorso organizzato all'interno della scuola. Io faccio appunto la scuola alberghiera. E di dove vieni, Stefano? Ah, da Roma. Stefano da Roma. Ok. Ecco, ho scelto questo piatto e che ci hanno affidato l'ingrediente, era appunto l'arista durante il concorso. E niente, spero che vi piaccia. E certamente, ora le andiamo a preparare insieme. Tu sei celiaco? No, celiaco no, è mio padre celiaco, okay. Ecco il motivo per cui ho scelto questa ricetta. Ho puntato sulla celiachia al concorso, ecco. Ok, partiamo con... Allora, partiamo con le ora pere. Ora lavori te, eh? Ah, mazza! Allora, partiamo con le pere, il fuoco, questo qui, sì. Vai. Partiamo con le pere, che abbiamo già preparato acqua, vino e zucchero. Ok. Qua sbollenteremo le pere. Quante ne mettiamo a sbollentare? Ne mettiamo... di queste, di queste due pere, ne mettiamo... Sì, poi... La metà? La metà, forse pure un po' di più. E quanto le facciamo cuocere all'incirca? Ah, sui 3 minuti, massimo 3 minuti. Massimo 3 minuti. E poi? Nel frattempo possiamo innanzitutto preparare la nostra arista. Va bene. E ti prendi l'arista. Dobbiamo preparare dei tournedos, che sono dei medaglioni. Bravissimo. E quindi... La vai a tagliare a metà. La tagliamo a metà. Bravissimo. Io ti prendo dello spago, va bene? Grazie, sì. La carne, la resta di maiale è un'ottima scelta oltretutto dal punto di vista nutrizionale, perché prima era molto demonizzato questo maiale, si diceva carne grassa, non è vero assolutamente niente, anzi è migliore direi della carne rossa, anche perché i maiali sono ancora spesso allevati con farina di mais e quindi la carne è ottima, è ricca di proteine e povera di grasso, quindi lo si può anche vedere proprio dal colore rosa che ha questa carne. Ah, qui lo sto modellando in modo tale che il tournedos venga un bel medaglione preciso. E ti servirà dello spago, mi dicevi, dello no? Spago, sì, sì. Di questa misura è sufficiente? Sì, 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 va bene. Questo qui va bene. Questo è per te. Ok. Te inizi a modellarlo, ti servirà una padella che dopo andremo a cuocerlo. Sì. Mi vuoi parlare come hai fatto il crackers con la pasta fresca? Allora, ecco, questa qui appunto posso prendere? Certamente. Allora, questa qui è la pasta fresca appunto che abbiamo utilizzato. Sì. Abbiamo utilizzato allora per prepararla 100 g di miscela di farina senza glutine e un uovo. E disponendo la farina a fontana, aprendo l'uovo all'interno e impastando bene e ottenendo un impasto omogeneo, stesa la pasta. Con un mattarello? Con un mattarello, sì sì. Prepariamo queste cialdine con l'aiuto coppa di pasta. Coppa pasta. E spennelliamo con dell'olio, saliamo e in forno a 170 gradi per 5 minuti. Attenzione perché si possono bruciare. D'accordo. Quindi, controlliamo la pera. La pera. Allora, la pera penso sia pronta. Sì. La. Passaggio successivo delle pere? Questa innanzitutto la usiamo per la decorazione, queste pere, sì, in quanto prepariamo una salsa alle pere e cannella e quindi le pere verranno passate nel mixer, bravissima, filtrate e legate per fare appunto questa salsa. Ok, quindi le passiamo adesso qui direttamente? Direttamente, giusto? Sì sì. Allora, okay. Attenzione che questa acqua non buttiamola perché ci serve anche per la cottura della carne. Ok. Quindi magari abbassiamo. Bravissimo. Butta dentro. Ok.
Ok, quindi ora diamo un colpetto. Allora, la pera dovrebbe essere pronta, guarda se ti va bene. Ottimo, lo filtriamo. Ottimo. Eccola qui. Eccola qua. Ottimo. Niente. Per velocizzare, sì, possiamo anche utilizzare un cucchiaio schiacciando. Ok Stefano, quindi hai filtrato tutta la pera, a questo punto questa la dai a me che la metto via. Mi dicevi che devi legarla. Sì, questa salsa ottenuta la leghiamo con della farina, okay, sul fornello. Perfetto. Ottimo, ti tiene sempre come un brodo questo. Sì, qui. Come sì, è il, sì, okay, il brodo per questa preparazione. Che... Vai, cucchiaio. Vai pure con della farina se ti è necessaria. Ok, questo te lo metto via. Sì. Quindi noi aggiungiamo anche un po' di questo brodo, acqua, vino e zucchero. Sì. Ok. Bravissimo. Dopodiché frusta. Frusta. Ci serve per sciogliere i grumi che si dovrebbero formare. Sì. Veramente una piccola spruzzatina di questa farina. Sì. Senti Stefano, vogliamo aggiungere qualcosa anche su sulla pasta fresca che lui ha preparato in maniera egregia. Quindi miscela, sì, miscela uova, se serve un po' d'acqua, sì, in genere senza glutine, sì, e crea questa piccola pasta, sì, fresca. Sì. Piatto completo. Piatto completo, piatto completo, perché anche qui amidi, proteine dell'uovo, grassi, sì, e quindi direi che va benissimo. Ottimo. E Stefano sarà un futuro chef, però è un piacere vedere anche come le persone giovani si stanno riavvicinando alla cucina, ora a parte, certo, lui che lo farà poi di, come suo lavoro, però si stanno riavvicinando, abbiamo avuto anche altri concorrenti molto giovani, a una cucina sana, grazie a Dio i cibi spazzatura stanno piano piano lasciando il posto a degli alimenti sicuramente più salutari, e direi che la scelta di Stefano sui vari alimenti, okay, è molto salutare. Senti Stefano, io ti vado avanti con questa e mi dici quando fermarmi, e okay, te mi continui con... Allora, e i porri... Il resto della ricetta. Allora, quindi questo è il medaglione preparato. Ok. Prendiamo il porro. Questo è considerato un alimento farmaco, insieme a tutta la famiglia delle liliacee, quindi le cipolle, l'aglio. È molto ricco di fibra, è molto più delicato della cipolla, e quindi, diciamo, può sostituire benissimo nella realizzazione dei piatti la cipolla stessa. Contiene molta acqua, poche calorie, quindi ha proprietà diuretiche, e soprattutto contiene flavonoidi e sostanze con zolfo che sono considerate utilissime nella prevenzione delle forme tumorali, soprattutto a livello del colon e di tutto l'apparato gastrointestinale. Ottimo. E una curiosità sul porro, era molto gradito da un compaesano di Stefano, da Nerone, che veniva chiamato porrofago e lo usava per schiarirsi la voce. Questa è una bella curiosità, assolutamente. Ok Stefano, vedo che vai avanti alla grande. Qui abbiamo legato... Ti va bene così? Va bene, va benissimo. Okay. Questo è pronto. Ora, metà lo utilizzeremo per la preparazione dell'arista, sì, e metà per il porro in agrodolce. Quindi ti serviranno due pentolini diversi, giusto? Due pentolini diversi, differenti, sì. Ok. Quindi questo sposiamo il porro. L'agrodolce. Lo spago non ci serve più. Ottimo, dalla me, lo mettiamo via. Okay. Quello in agrodolce, base di olio. Allora, porro in agrodolce, base di olio, sì, sì. E rosoliamo leggermente il porro, aggiungiamo il vino, sì, e zucchero. Copriamo per due minuti, il tempo che si assorbe il vino e okay, appunto rende agrodolce la preparazione. Va. Quindi questo qui lo dobbiamo infarinare. Sì. Metto un c'hai po' già di farina. Questa. Sì. Passo già direttamente qui dentro. Bravissimo. Ottimo. Posso mettere dell'olio? Sì, sì, certo, okay, cioè, sì, sì, sì. Anche qui un po' d'olio.
Attenzione che l'olio non superi mai il punto di fumo. Punto di fumo. Ok. Perché se no comunque sarebbe... Sarebbe non tanto salutare, perché quando l'olio raggiunge il punto di fumo scaturiscono delle sostanze che sono dannose per la nostra salute. Per il nostro organismo. Allora Stefano, hai tagliato il porro per l'agrodolce, per il tournedot, quindi mettiamo quello per l'agrodolce intanto in cottura. Ok, allora olio già nel pentolino. Ok. Ecco, soffriggiamo leggermente il porro. Bravissimo. Anche a fiamma leggermente più bassa, che proprio... Sì, l'abbassiamo immediatamente. Io intanto ti prendo un mentolino, se ti dovesse servire il tuo famoso brodo aromatizzato con zucchero e cannella. Sì. Zucchero e vino bianco, perdonami. Sì, zucchero e vino bianco. Ecco, il porro ti sta abbassando leggermente. Bravo. Un altro vino bianco. Qui ho già acceso la fiamma per il tournedot. Ok, che quindi... è pronto, sta quasi il tempo di sfumare il porro. Sì. Quanto ci si mette. Sennò vuoi possiamo... che ti metto già il porro? Il tournedot? Sì, il porro nel tournedot lo aggiungiamo dopo. Okay. Perché nell'olio si potrebbe bruciare. Ok, gli do un pochino più di fiamma, così lui diventa un pochino più croccante anche all'esterno. Bravissimo, vedo che hai anche molta tecnica. Quindi ora portiamo il porro in agrodolce con l'aggiunta dello zucchero. Dello zucchero, sì. Bravo. Tournedot è già salato, vero? Tournedot è già salato. Ok. E questo qui lo andiamo a coprire. Sì, aspetta Marco, scusa, sì? Che ho un attimo una girata per... Ok, ora possiamo anche chiuderlo. Ok. Ok Stefano, bravissimo, hai buttato altre pere in cottura. Qui abbiamo anche il tournedot che si è scottato sia da una parte che dall'altra, quindi un minuto e mezzo a fiamma ovviamente alta, mediamente alta insomma. Quindi cosa facciamo adesso? Porro, ok, e poi subito vino, bravissimo, e poi togliamolo al fuoco. Così il vino evapora tranquillamente e non bruciamo la preparazione. Ok, ottimo lavoro direi. Ottimo lavoro. Ok, controlliamo anche l'agrodolce. Perfetto. Hai già aggiunto dello zucchero? Io ho già aggiunto dello zucchero. Ok. Vogliamo magari metterci la nostra salsa nel biberò? Sì. Va bene. Okay. Senti, io ti do una girata qui, eh. Sì, vai Marco, vai. Così almeno lui continua a cuocere. Ok, quindi portiamo a cottura la carne e le pere. Ok. Noi abbiamo quasi portato a cottura le pere, quindi o passaggio successivo potrebbe essere quello di frullarle oppure anche di andarle a schiacciare. A schiacciare. Questo è un bel piatto tosto, ricco, però da buon futuro chef. Aspetta, ti faccio un po' di spazio. Sì, speriamo. No, le qualità ci sono tutte. Togliamo un po' di roba, così facciamo un altro amici. Ci serviranno dopo. Serve la cannella, giusto? Sì, ecco il nostro profumo. Mi dicevi profumo di cannella. Di mettere un po' di profumo di cannella dentro, vero? Dentro sì. Ok, un pizzichino così. Pizzichino proprio. Vai. Tanto per appunto. Per aromatizzare sì. E profumare. La carne non ci serve più neanche per la miscela. Ok. Pomodorino confit invece ci serve a questo punto il crackers che abbiamo già spiegato come fare. Sale non ci serve più, nemmeno lo zucchero, si toglie. Vuoi un po' di brodo ancora? Sì. Questo brodo è un pochino strano, eh? Sì. Acqua, vino e zucchero, però è una buona base per poter portare a cottura il nostro tournedot. E poi ci sta servendo tanto anche per continuare con il profumo che abbiamo nella ricetta. Sì. Okay, ok, ottimo. Comunque io penso che ora sia pronto. Ok, ci siamo in fase, sta per uscire, esce.
Allora, te la completo. Anche bella cremosa, eh? Quello che serviva. Assolutamente. Quindi un attimo periodo di confusione. Ok, montiamo il piatto. Ok, allora innanzitutto questo è il nostro cracker di mais. Sì, vieni pure qua. Possiamo anche mettere qui. Sì. Poi ti serve il filetto. Cucchiai ce l'hai, ottimo. Poi la carne. Carne? Giusto? Sì, sì, sì. Un po' di... C'è un po' di cannella straordinaria. Carne sopra? Carne sopra. Posso? Prego, prego. Ok. Andiamo a concludere la preparazione con la carne. Questo? Sì, se puoi, se vogliamo mettere anche un po' sopra, tanto che... Un pochino sopra? Sì. In questo modo? Per dare, sì, per far vedere la pera. Sì. Perfetto. Ecco, questi qua sono i nostri pomodori e cubetto confì, ecco, cubetto di pera confì. Sì, straordinario. E allora? Quindi, cottura, ne abbiamo parlato del pomodorino confit? No, ne vogliamo parlare ora? Certo. Allora, è una cottura molto particolare, poiché disidrata l'alimento che sceglie, il prodotto che noi scegliamo. La cottura deve essere in forno a... per lungo tempo e a basse temperature. Ok. Tu lo sai che è vero, la pomodorina, la cottura confit veniva utilizzata tanto nella storia, è stata utilizzata tanto nella storia per conservare gli alimenti. Prima veniva fatto sotto il sole, invece poi con nuove tecniche sono state sviluppate in cucina, sono andati a riproporlo sulle verdure o anche le basse temperature su altri prodotti, potrebbero essere la carne o il pesce. Ok. Quindi andiamo, concludi con una... spolveratina di cannella. Spolveratina di cannella. Fantastico. Quindi ora c'è da assaggiare. Dai che... E prepariamo le forchette. Sì. Forchetta. Mi serve una forchetta. Secchina di cannella. Secchina di cannella. E voilà. Direi che il piatto è pronto. Lo facciamo vedere. Per bene. Cotto e mangiato. Straordinario. E ora andiamo a assaggiare. A questo punto spostiamo la carne. Sì. E a questo punto con un po' di porro, un agrodolce. Perfetto, e insieme. Questo è per te, intanto. A me questo piatto piace moltissimo. Sì? Sì, sì. Buono. Straordinario. Bravissimo. Straordinario. Buono. Ottimo. Ok, grazie mille. A lei. E ci vediamo l'anno prossimo. Speriamo, sì.